Ma io credo che l'adesione all'Unione Europea possa essere un'opportunità per la Svizzera anche di sviluppare uno stato sociale diverso e comunque mantenere unicamente gli accordi bilaterali va a vantaggio solo di una parte dell'economia e non della maggioranza della popolazione. Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, poi vediamo che ci sono dei problemi, soprattutto nei cantoni periferici come il Ticino, dovuti alla pressione sui salari e alla pressione sulle piccole aziende, spesso a conduzione familiare. Quindi è necessario sviluppare quelle che sono le misure fiancheggiatrici nel mondo del lavoro, ci vogliono dei contratti di lavoro generalizzati, tipo contratti di lavoro collettivi generalizzati, ci vogliono dei salari minimi per assicurare a tutti un salario, decente, per una vita decente. E ci vogliono anche dei controlli per vedere se queste misure fiancheggiatrici sono applicate, rispettivamente se non c'è un dumping salariale. Ciò non toglie, come dicevo prima, che rimanere fuori dall'Europa quando comunque il mondo economico più importante fa i propri affari e la maggioranza dei cittadini no, questo non è sicuramente utile.